Ciao, sono Luca Riccardi, General Manager di Tecnomed Italia e oggi in questo video ti parlerò della nostra lampada QuadriLED. Perché è nata QuadriLED? Noi ovviamente siamo gli esperti della chirurgia odontoiatrica, dell'allestimento degli studi della chirurgia odontoiatrica e da poco tempo a questa parte abbiamo progettato insieme a un'azienda leader italiana questo tipo di lampada. Perché? Perché dovevamo risolvere dei problemi che si sono presentati, che si presentavano quando noi allestivamo delle sale chirurgiche odontoiatriche e montavamo la lampada scialitica operatoria, per intenderci la lampada ospedaliera. Allora, il problema qual era? Prima di tutto era l'infrastruttura. La lampada ospedaliera, la lampada scialitica ospedaliera pesa molto, per cui era difficile installarla a soffitto in un studio odontoiatrico, perché comunque sviluppa all'apertura dei bracci un peso abbastanza notevole e quindi era necessario inserire delle contropiastre per sostenere il peso. Il primo problema era questo, il secondo era anche la maneggevolezza della lampada. Le lampade scialitiche operatorie, le lampade ospedaliere sono pesanti da movimentare e comunque illuminano una parte, una porzione insomma, del corpo che spesso è inutile in ambito odontoiatrico. E per cui abbiamo sviluppato questa lampada, che è una lampada a due teste, ma potete poi dopo vedere nel configuratore che è possibile avere anche con una sola testa, che prima di tutto sembrerebbe una normalissima lampada odontoiatrica, no? Doppia. Vi devo dire che non è così. Non è così perché una normale lampada odontoiatrica ha uno spot circa di 170 mm per 70 o 80 mm di altezza, perché è adatta per illuminare solo il cavo orale. Nel nostro caso invece la nostra lampada ha uno spot quasi 20x30, cioè come un foglio A4. Questo significa che io con questo fascio di luce riesco non solo ad illuminare perfettamente il cavo orale, ma proprio tutto il viso del paziente. E questa è una particolarità molto importante perché si deve prestare alle operazioni maxillofacciali, dove il campo illuminato è proprio il viso del paziente. La seconda cosa è la zona d'ombra. Ovviamente già di per sé una testa ha due LED, per cui diciamo che la zona d'ombra è molto ridotta. Se noi posizioniamo le lampade da due diverse angolazioni, noteremo che la zona d'ombra è pressoché inesistente, o meglio, le due lampade sviluppano 50.000 lux l'una, quindi sovrapponendo i fasci abbiamo una luminosità di 100.000 lux, ma oltretutto, se per esempio lavoreremo da questa parte, noi oscureremo solo un fascio di luce e avremo sempre 50.000 lux, ma non 100.000. Quindi con questo sistema, ecco perché si chiama QuadriLED, quindi quattro fasci di luce incrociati, riusciremo ad eliminare le zone d'ombra e avere comunque una luminosità perfetta durante il lavoro. Detto questo, la particolarità di queste lampade è anche, uno, la regolazione dell'intensità, perché io posso con questo joystick regolare l'intensità da 8.000 fino a 50.000 lux. E un'altra cosa importante è, sì, l'ho detto prima, la maneggevolezza, però è anche una rotazione del terzo asse. E questa rotazione quindi la rende veramente maneggevole perché posso tranquillamente con due mani, molto agilmente, direzionare i fasci luce a mio piacimento nella zona interessata. Ovviamente l'odontoiatra è abituato proprio a questa maneggevolezza. Questa maneggevolezza non esiste in una lampada scialitica operatoria, per cui, come abbiamo sempre detto anche nei video precedenti, noi siamo, la linea Andy Surgery è una via di mezzo tra la
chirurgia odontoiatrica e la chirurgia ospedaliera. Oltre al terzo asse abbiamo la possibilità anche di estrarre le maniglie e autoclavarle a 135 gradi. Come dicevo all'inizio del video, potete configurare questo tipo di lampada perché in questo caso abbiamo l'applicazione a soffitto, ma è possibile avere anche l'applicazione a parete se avete un soffitto troppo alto, oppure è possibile avere anche una sola testa se vi bastano 50.000 lux. Questa configurazione la potete fare cliccando in basso a destra dello schermo, dove troverete l'icona configuratore. Una cosa molto importante è anche decidere l'altezza del palo, perché l'altezza del palo deve cambiare in base all'altezza del vostro studio. Nel configuratore troverete una tabella che vi spiegherà che lunghezza di palo dovete scegliere in base all'altezza del vostro studio. Ultima cosa, ma non per importanza, è che la nostra lampada QuadriLED garantisce un lavoro per più di 50.000 ore. Quindi scordatevi le lampadine alogene che si interrompono, che si bruciano o che magari vi lasciano a piedi a metà lavoro. Con QuadriLED lavorerete in tranquillità, con un campo di lavoro illuminato e soprattutto con un colore della luce di 5000K, per cui un colore simile alla luce diurna, per non stancare il vostro occhio. Con questo ho finito e ci vediamo nel prossimo video. Un saluto da Luca Riccardi. Ciao!